Aprite il file 055 Autodesk Stone Start, create il render. Nel render noi avremo questo tipo di risultato. Questo risultato è stato ottenuto grazie ai materiali stone che sono stati applicati sia alla cap, sia al muro retrostante e sia al pavimento. Apriamo lo slate editor per osservare come è strutturato un materiale Autodesk Stone che si trova in questa parte della libreria. Il materiale è strutturato con una serie di texture all'interno dei canali di immagine e i canali di rilievo. Il primo rollout, che si chiama Stone Pietra, infatti accede direttamente alla texture in formato PNG, sempre nell'area dei file comuni, e aggancia un canale diffuso di texture. Quando si parla di canale diffuso si sta parlando di una texture a colori. Questo canale diffuso ha sempre la lucentezza impostata a 86.5, quindi leggermente inferiore rispetto alla intensità, e l'immagine, volendo, può essere invertita, quindi possiamo creare delle varianti. Ha sempre la sua scala in real world, quindi sono unità coerenti con la realtà, e poi ha sempre tutti i suoi parametri che già conoscete. Aggancia all'interno dell'area del rilievo la stessa bitmap, infatti se vedete è la stessa, però in bianco e nero, e viene identificata sempre come bump, quindi una viene identificata come fine, per ricordarvi che è la superficie, un'altra viene identificata sempre come bump, per ricordarvi che è il rilievo. Se entriamo anche qui all'interno e andiamo sempre nell'area dei file comuni dell'installazione di 3ds Max, troviamo lo stesso file, che però è un file in bianco e nero. Infatti, per quanto riguarda tutta la creazione dei measuring, perché questi vengono identificati sempre come measuring stone, abbiamo poi marmo, quadrato, e vi dice se è polished, quindi se è lucido oppure non è lucido, abbiamo sempre la controparte dell'effetto di bump. Infatti quando io seleziono una texture, qui ho bump, questa invece sarebbe la texture tra colori. La stessa cosa per quelli che stiamo utilizzando, qui c'è le bump, qui invece c'è la texture a colori. La stessa cosa per il marmo, qui c'è un marmo colorato, come qui c'è anche un altro tipo di marmo colorato, e qui abbiamo una controparte per quanto riguarda l'effetto di bump. Quindi qui abbiamo bene o male tutti gli effetti di bump. Infatti sul muro io ho inserito, con lo stesso discorso, una texture di questo tipo, partendo dal materiale stone, quindi ho sostituito le texture, uno per il canale stone dell'immagine e uno per il canale di rilievo che viene identificato come bump. Poi questi effetti di bump, volendo, possono essere anche inseriti all'interno di un altro canale che si chiama Finish Bump, perché anche qui abbiamo due canali, un canale di rilievo e un canale di bump vero e proprio. La prima cosa che facciamo è modificare la tipologia del finish, facciamo qualche prova. Abbiamo la modalità polished, e visto che ci siamo prima di realizzare il render, attiviamo anche il finish bumps con l'effetto polished, perché qui abbiamo anche dei template, quindi delle tipologie che possono essere associate alla tipologia di superficie che noi stiamo creando. E infatti quando attiviamo questi elementi possiamo vedere direttamente in viewport un tipo di rappresentazione diversa. Come sempre abbiamo la mount, che può essere più o meno importante, è molto più visibile all'interno della viewport che quello che è poi effettivamente a render, quindi come sempre il render dobbiamo fare. Questa è la modalità senza il finish bumps attivo. Facciamo un render con il nostro finish bumps attivo, render. Ecco la nostra immagine, qui abbiamo il nuovo effetto di finish bumps che sarà
sicuramente evidente, senza con, vedete come cambia la superficie, ok, poi come sempre possiamo aumentarlo, proseguendo nelle varie tipologie disponibili abbiamo anche la modalità glossy, quindi anche qua in viewport cambia, e qui sotto ad esempio abbiamo una tipologia di bump che si chiama glossy marble, quindi un effetto di glossy per il marmo. Quindi si possono associare queste tipologie per creare velocemente delle varianti. Mentre il render viene eseguito, qua già è stato creato nella prima parte, si può vedere la differenza rispetto sia a quella che è la parte lucida e sia la differente tipologia di effetto di bump. Ecco il nostro nuovo test, quindi possiamo fare un confronto. Questa volta lo confrontiamo con quello precedente, entriamo di nuovo all'interno del canale A, quindi questa è la metodologia glossy, questa invece era la metodologia polished, quella più lucida, con i vari tipologie di finish bumps associati. Successivamente a questi abbiamo un'altra modalità per quanto riguarda i finish che si chiama Stonewall. Io Stonewall l'ho inserito già direttamente sul muro, quindi se poi osserviamo la modalità del muro osserveremo questa tipologia. E qui abbiamo una tipologia matte e una tipologia unfinished. Possiamo provare la tipologia matte, intanto vi faccio vedere il materiale anche per quanto riguarda il muro. Il muro infatti ha il matte e il finish bumps come stone wall, quindi la pietra per il muro. Questo diventa più veloce da calcolare nel render, anche perché ha meno effetti di glossiness o effetti appunto di lucidità come il polished da calcolare, e anche l'effetto di rilievo è un rilievo più diciamo butterato generico, ha un rilievo meno con particolari, quindi vediamo la superficie quasi leggermente ondulata in alcune aree. Molto ben riuscito anche questo tipo di materiale. Facciamo un confronto veloce all'interno del canale della B, possiamo vedere ecco le differenze rispetto all'effetto glossy precedente. Poi abbiamo un'altra modalità che si chiama Unfinished, è una modalità quindi non finita, e abbiamo la modalità custom. Nella modalità custom lui cosa fa? Come abbiamo già visto, entra all'interno di questo canale che in questo momento è vuoto. Quindi sempre all'interno di questo canale, in questo momento è vuoto, adesso si è aggiornato, noi possiamo inserire anche qua una texture. Quindi si entra all'interno, ci mettiamo questa che è un po' evidente, facciamo 0.15 così si vede un po' meglio, eccola qua, e torniamo all'interno della camera e rifacciamo il render. Ecco qua possiamo vedere la riga della nuova texture che ho inserito. Poi come sempre siamo noi che decidiamo ed aumentiamo l'intensità. .04 comincia a diventare più evidente. E più importante anche durante il render, perché più è forte il rilievo, lui più deve fare un pochino di calcoli in più. Eccoli qua. Vi ho salvato questo file come file 57 Autodesk Stones Unfinished Custom, così avrete la base anche del materiale custom